Ius Scholae, il comune di Genova è contrario a dare la cittadinanza ai bambini che sono qui da oltre 10 anni, cosa sta succedendo? No, c'è stata una votazione di un ordine del giorno cosiddetto fuori sacco, che quindi viene portato in aula attraverso una interlocuzione fra i capigruppo e attraverso un meccanismo di un particolare tipo, non prevede discussione, non prevede emendabilità e quindi si vota ad inizio seduta. È un ordine del giorno che è stato redatto in questo caso dal capogruppo Pirondini, che nelle premesse sicuramente si concentrava su un utilizzo, mi permetto di dire, sperando che non si offenda, pretestuoso della tematica, citando una dichiarazione del coordinatore di Genova Domani che è di una forza di maggioranza, e quindi con l'intento, a mio avviso, in realtà di evidenziare delle contraddizioni all'interno della maggioranza. Quindi tutti i consiglieri di maggioranza hanno condiviso un voto contrario all'utilizzo dell'ordine del giorno per una tematica così importante, così articolata in questo modo. Per quanto mi riguarda, ho condiviso questo voto contrario. Nel merito, io sono molto d'accordo con la proposta di legge che è in discussione alla Camera, molto d'accordo con questa misura di concessione della cittadinanza ai minori che compiono un ciclo di scuola. Ritengo che la scuola sia un fattore di integrazione potentissimo e che la cittadinanza non sia solamente diritti ma sia anche doveri, quindi non la vedo nemmeno da un punto di vista solidale, come diceva questo ordine del giorno in fondo, ma sia una concessione da paese civile a persone che sono pienamente italiane. Quindi io non ho nessun problema a dire che nel merito, per quella che è la legge in discussione alla Camera, sono perfettamente d'accordo su come è stata presentata e mi comporto di conseguenza. Ho partecipato anche ad attività di promozione della legge con il mio piccolo, chiaramente da attivista politico, e lo farò ancora. E farò ancora nel corso di questo mio mandato di votare contro ordini del giorno costruiti in questo modo, tanto più quando non sono discutibili, non sono emendabili e a mio avviso, ripeto con molto tatto nei confronti di chi li presenta, costruiti più per stimolare l'emersione di eventuali contraddizioni che per veramente esprimersi nel merito delle proposte.